stai prendendo sempre più confidenza con questa squadra, con questo gruppo. Sei d'accordo? Sì, dai, sono abbastanza contento, dai, di come sto facendo, ma soprattutto di come stiamo facendo di squadra, quindi alla fine quello che conta è meno c'è mai le mie prestazioni, però dopo una partita così oggi sono contento. Ha un'importanza il fatto di riuscire a rimanere quanti minuti? 270 più 49 con più. È vero che tu sei arrivato a gennaio, però questa è una squadra che comunque prendeva sempre almeno un gol, no? Cioè, cos'è che ti dà a livello di testa e consapevolezza? Sì, è sempre importante una squadra non subire gol, quindi è un lavoro che facciamo giornalmente ed è, come dici tu, la testa che ti aiuta tanto a rimanere compatto e a fare uno sforzo in più quando, anche se mai hai un momento di difficoltà. Quindi inconsciamente non mollare è forse quello che ci sta dando una mano in questo momento a non subire gol, perché se mai qualcosina ogni tanto comunque concedi, perché ci sono anche gli avversari che hanno ottime qualità, però ci sta dando, come dici tu, consapevolezza e ci fa capire che possiamo essere forti sia in una fase che nell'altra. Ovviamente bisogna essere sempre disposti tutti a difendere, quindi il merito va dagli attaccanti, centrocampisti, è un merito che va dato a tutti. Ecco. Dario, ti faccio una domanda guardando un pochettino indietro alle partite precedenti prima che arrivasse Corini. Voi adesso siete tornati a giocare a 4 e, come giustamente tu ci dici, è un discorso un po' di squadra, di fase difensiva. Il fatto di essere passati a 3 vi aveva dato in quel periodo un po' poca sicurezza, qualche segnale, un po' di paura dal campo, che poi si è visto anche nei risultati. E adesso invece di contro avete ritrovato quella consapevolezza anche della vostra forza che vi sta portando a fare molto bene. Ma è un discorso complicato, semmai in alcuni frangenti non eravamo bravi, come dicevo prima, a portarci l'episodio dalla parte giusta, quindi il 3, giocare a 3, giocare a 4, alla fine sono cose che se un allenatore decide di farlo è perché pensa che ti possa dare qualcosa in più. E in quel momento lì semmai eravamo in difficoltà e quindi non era il 3, giocare a 3, giocare a 4 che ti cambiava. Ecco. Adesso stiamo lavorando su di noi, sul gruppo. Abbiamo un sogno nel cassetto e stiamo cercando di alimentarlo. E ovviamente ancora abbiamo voglia di giocare per raggiungere quello che è il nostro obiettivo e ancora non abbiamo fatto niente, quindi siamo lì sul pezzo e dobbiamo continuare così. Allora, tu di finali playoff ne hai perso a sufficienza. Esatto. Quindi quanta voglia c'hai dentro di andare su direttamente senza passare un'altra volta in playoff? Sì, come dicevi, un po' di playoff li ho fatti, quindi quando entri nei playoff la senti ancora più vicina e non riuscire mai a toccarla ti crea un bel movimento dentro, quindi comunque penso che, come me, ogni mio compagno sa cosa vuol dire andare in Serie A e è un sogno che alimentiamo, come dicevo, tutti i giorni. Poi riuscirci questo campionato sta dimostrando che non è facile, perché tutte quelle davanti ci vogliono andare, quindi penso che oggi abbiamo dato un segnale che siamo lì anche noi e non vediamo di giocare, vediamo loro di giocare. Ciao, volevo chiederti com'è arrivare in una squadra a stagione iniziata, se ti era già capitato in precedenza e se effettivamente all'inizio ci vuole un po' per entrare in meccanismo. Sì, la seconda volta forse, mi era capitato in Serie C quando ero ancora abbastanza giovane, e è comunque diverso perché alla fine entrare subito nel gruppo a inizio anno, comunque passare periodi di preparazione, ritiri, sembrano cose normali ma che comunque sono molto importanti. Però devo dare merito a chi mi ha accolto, che l'ha fatto, come si dice, a braccia aperte, quindi mi hanno sicuramente aiutato e devo ringraziare loro. Adesso la mia voglia è di lottare sul campo insieme ai miei compagni e, come dicevo, raggiungere un bel traguardo. Grazie. Niente.
aggiungo una cosa anch'io, che sì, ci ho fatto le domande prima. Si sente anche un po' il differente peso della maglia, con tutto rispetto, per il Cittadella, passare dal Cittadella al Brescia? Ci vuole anche un po' per quello? Questa forse è una risposta che ognuno dà a modo suo, nel senso che ognuno sente forse cose diverse. Io alla fine, sì, prima ero Cittadella, prima ho giocato in C, quindi ogni passaggio che fai nella tua carriera alla fine sono degli step diversi. E penso che comunque ognuno di noi deve, facendola anche come professione, essere pronto a qualsiasi differenza da questo punto di vista. Quindi personalmente la sento più come un'opportunità, è una cosa bella, una pressione bella, ecco, da vivere. Quindi se dovessi aver paura di queste cose avrei sbagliato lavoro, nel senso dovevo fare qualcos'altro. Quindi è una cosa che mi piace, spero che sia sempre maggiore, vuol dire che c'è sempre più tifosi allo stadio, sempre più bello, quindi più ce n'è meglio è da calciatore. Da Parmense, immagino non sia stata la prima volta, ma senti questa partita? La sento... Alla fine l'hai giocato in prima squadra, no? O sì? Avevo fatto, ero aggregato quando avevo 16 anni, però non ho mai giocato. E, come dicevi, sì, ho giocato più volte contro il Parma e nella settimana che precede la partita qualcosa di strano fa, perché alla fine ho fatto tutto il settore giovanile, quindi tanti amici di Parma, quindi un po' si sente, però poi quando inizia la partita purtroppo mi dimentico di tutto e mi vivo solo la partita, quindi ho per fortuna e quindi alla fine uguale. Grazie. Grazie. Grazie a voi.